Puoi partire. Io sono Matteo e un giorno ho pensato: perché non sfruttiamo meglio l'energia che ci circonda? Perché non sfruttiamo meglio l'energia che abbiamo sotto i piedi? E da qui nasce iStep, con l'obiettivo di trasformare l'energia cinetica dei nostri passi in elettricità. Per farlo abbiamo creato una piastrella e il tutto si basa sulla piezoelettricità, ovvero quella proprietà chimico-fisica che permette di trasformare una deformazione meccanica in una differenza di potenziale. Si tratta di energia pulita, rinnovabile, che dipende solo da noi, non dagli agenti atmosferici. Quindi energia ovunque qualcuno cammini. Questa è la nostra piastrella, è un rendering indicativo. È formata da tre moduli. Il primo, quello calpestabile superficiale, formato da grano di truccioli di gomma riciclata, poi pressati con un collante poliuretanico. In mezzo abbiamo i trasduttori piezoelettrici, nel nostro caso dei dischi di piezoceramica, sinterizzati e polarizzati in laboratorio, che sono il fulcro del meccanismo, dove avviene la magia, dove l'urto viene trasformato in un potenziale elettrico. E poi l'ultimo modulo, quello del circuito e degli invertitori ed altri elementi che servono per trasformare il potenziale elettrico in tensione elettrica. Sulla nostra piastrella un passo genera 20-30 secondi di illuminazione LED. Abbiamo un'efficienza energetica dal 45-60% e utilizziamo materiali di qualità e duraturi nel tempo. Per farvi capire il grande potenziale di questa tecnologia, prendiamo come use case Stazione Centrale a Milano, uno dei luoghi più affollati della città. Infatti, mediamente passano tra i 10 tornelli della stazione circa 300.000 persone. Mettiamo 40 piastrelle in tutto, l'installazione, 4 per tornello, contiamo 300.000 passi, quindi andiamo al ribasso. E ricordando che un passo basta per 30 secondi di illuminazione LED, ricaviamo 360 lampadine tenute accese al giorno. Questo significa, in termini di emissioni di carbonio, lievitare di immettere nell'atmosfera più di 43 kg di CO2. In termini monetari, 24 euro risparmiati al giorno, che diventano quasi 9.000 all'anno, che probabilmente direte voi pochi, sì, ma considerando che l'installazione, la stazione se la ripaga dopo 2 anni e nel mentre ha fatto bene all'ambiente, si è fatta buona pubblicità e ha incuriosito positivamente qualche cliente, è un buon risultato. Questa è una roadmap di altre installazioni indicative, giusto perché è interessante vedere come possa ramificarsi questa tecnologia, che impatto possa avere, quindi dalle stazioni alle metropolitane, agli stadi, agli aeroporti, fino anche a centri commerciali, ospedali, scuole, insomma ovunque ci sia movimento. Queste sono le persone che per prime hanno creduto al progetto, se ne sono poi aggiunte altre. È un team giovane, dinamico, capace, audace e molto creativo e curioso. Il settore a cui facciamo riferimento è ovviamente quello dell'energia rinnovabile, un settore il cui trend di crescita è in ripida ascesa. Basti pensare che nel 2022 il 40% del mix energetico era generato proprio dall'energia rinnovabile e quindi anche l'Europa sta puntando su questo. Nel 2050 ha come obiettivo quello di raggiungere la neutralità in termini di emissioni di carbonio e per questo ha già finanziato, ad esempio nel bilancio 21-27, quasi 9 miliardi di euro volti soltanto a progetti sull'energia rinnovabile. Nel preciso, il mercato invece piezoelettrico ha una ridotta rivalità interna, un alto tasso di crescita, infatti abbiamo come main competitors a livello mondiale soltanto 2 aziende, Pavegen Systems in Inghilterra ed Energy Floors invece in Olanda, con le quali però abbiamo sostanziali differenze sia lato tecnico della piastrella, componentistica, sia anche e soprattutto di scopo. Questi sono i miei contatti. Quindi io qua ho finito, sono pronto per le vostre domande. Matteo, te la faccio io la domanda, se per un passaggio io c'ho una domanda che ho da quando ho visto, diciamo, l'application, certo, che ho ricevuto. Io forse 4-5 anni fa all'aeroporto di Abu Dhabi ho provato PageGen, che era, sì, stato installato in maniera, diciamo, sperimentale in un tratto. Però quello che ho notato per PageGen era, diciamo, l'estremo discomfort nel camminarci sopra. Cioè, ti senti quasi ubriaco a camminare. Sì, sì, una sabbia mobile. Esatto, bravo. Sì.
Che differenza c'è tra la vostra piastrella e quella in termini di produzione, ma soprattutto di comfort? Perché rischiamo che magari uno ci inciampa. Effettivamente è così. No, noi utilizziamo trasduttori piezoelettrici diversi. Pavegen utilizza materiali... quando è stato ad Abu Dhabi? Sarà stato 4-5 anni fa. In questi 4-5 anni sono stati fatti passi da gigante in termini di trasduttori piezoelettrici. Noi ad esempio utilizziamo la piezoceramica, loro probabilmente i cristalli di quarzo, che sono anche molto più costosi. Nel nostro caso il trasduttore piezoelettrico che utilizziamo noi non fa sì che ci sia uno sprofondamento tale. La massima sollecitazione che possiamo avere in termini verticali, secondo i test che abbiamo fatto, è di circa massimo 0,8 un centimetro, ma stressata a livelli... Un centimetro quindi di... Massimo, stressata a livello massimo. Comunque una persona normale di un peso di 70 kg, quasi mezzo centimetro, impercettibile. Diciamo, se ci vado io, diciamo, andrò forse a 2-3 centimetri, scherzo. Se io fossi, diciamo, la stazione di Milano Centrale, sì. In quanto tempo sareste, diciamo, operativi con un proof of concept o un'installazione, diciamo, completa? Allora, miriamo ad avere un prodotto sul mercato nel giro di massimo 2 anni. Okay. Perché prima bisogna finire la parte di prototipizzazione, poi un round di investimenti per iniziare la parte di produzione vera e propria, quindi okay. Massimo 2 anni. No, perché a me è incuriosito molto, sì, questa cosa, io non sapevo dell'esistenza di questa tecnologia, l'ho scoperto. Il microfono, certo, per piacere. L'ho scoperto, mi senti? Mi sentite? Ok, non è andato. L'ho scoperto al concerto dei Coldplay, sì, che adattano una tecnologia similare, facendo, esatto, saltare la gente. Però la domanda che mi faccio io, immagino che l'energia che viene accumulata a fronte di un costo sostanzialmente alto per singola mattonella sia comunque bassa, non nulla ma bassa ovviamente in termini di... La domanda che mi faccio, si rompe una mattonella, quanto quella va ad incidere? Perché se la mettiamo in un posto dove c'è grande passeggio, immagino anche che tutte quelle sollecitazioni possono determinare una rottura più, certo, veloce, più rapida, certo, e a quel punto quanto va a incidere il costo in termini di efficientamento? Sei d'accordo che accumulo energia e poi ce li rimetto per mettere a posto il pavimento rotto? Quella è la... Certo, ai Coldplay lavorano Energy Floors, quell'azienda olandese di cui ho parlato prima, e ho anche detto che con i miei competitors vi sono grandi differenze, una delle quali sostanziale è il fatto che loro utilizzano delle batterie, il che va ad aumentare notevolmente il costo dei loro prodotti. Perché avere anche la mattonella dei tuoi competitor, perché voi avete stimato circa 450 euro. È un prezzo indicativo, nel senso che va a coprire con i dati che abbiamo adesso i costi di installazione, i costi di costruzione, assemblaggio e anche reperimento materiali. Quella dei nostri competitor varia molto perché anche loro hanno diverse tipologie di piastrelle, possono variare ad esempio Energy Floors mi pare dai 750 euro ai 2500 e passa. Comunque è sempre quello il gioco. Noi utilizziamo la piezoceramica, che è un materiale molto più resistente sia alle sollecitazioni meccaniche sia le sollecitazioni termiche, perché un altro problema di questa tecnologia era lo sbalzo termico, quindi questi problemi vengono arginati sotto quel punto di vista. Il costo della nostra piastrella è più basso, l'installazione è più veloce perché appunto non abbiamo bisogno di uno stoccaggio di batterie e comunque Energy Floors è specializzata in fare questo, quindi creare piastrelle per alimentare giochi di luce per concerti, discoteche. Il nostro obiettivo è un po' diverso. Complimenti, se funziona. Domande? Sì, ciao Matteo. Salve. Jacopo di Bocconi for Innovation. Hanno già chiesto un po' le domande che avevo, quindi la mia domanda è cosa vi serve, il supporto che vi serve da ora nei prossimi 2-3 anni? Allora, sicuramente siamo già un buon team, capace, sicuramente qualche competenza in più per migliorare il nostro prodotto, renderlo sempre più efficiente, perché
fortunatamente, essendo un mercato nuovo, quello del piezoelettrico, c'è tanto margine di crescita anche a livello di tecnologia, è quello di ottenere finanziamenti per delle figure professionali che ci possano aiutare in questo, e poi finanziamenti per, nel momento in cui ci sarà la parte di produzione e industrializzazione, iniziare un processo di questo tipo. Grazie. Alessandro Bollati, Poste Italiane. Buongiorno. Matteo, una domanda. Avete fatto dei test delle piastrelle sulla strada, per esempio all'uscita del garage, per utilizzare le automobili al passaggio? Non l'abbiamo fatto perché quella è un'altra tecnologia. È una tecnologia che già esiste, che hanno già fatto in Israele, vengono utilizzate delle piastre non totalmente piezoelettriche, insomma è un'altra tecnologia, sui caselli autostradali però, con, nella corsia dei carri pesanti, e funziona, la utilizzano. Okay. Grazie.